per la prima volta, la prima volta che ho visto Perugia, che ho visto Gubbio e Assisi. Avevo 10 anni e mi ricordo benissimo di quella gita, mi ricordo anche come ero vestita, sono piccoli particolari per me, anche importanti, ne avevo una tutta rossa, ma una cosa che non interessa assolutamente a nessuno, ma a me sì. Perché è stata una delle tantissime volte che sono andata in vacanza con la mia famiglia, tutti insieme. E oggi ci pensavo quando con la macchina stavo arrivando fino a qua. Mi sono ricordata di alcune emozioni che sono bellissime da conservare dentro di noi. Nonostante... nonostante ormai da quei 10 anni ne siano passati... più di 20. E diciamo che, vabbè, insomma, tra qualche mese compio 35 anni e ho fatto... Alcuni dicono, ma non l'hai visto l'anno scorso, 2 o 3 anni fa a Sanremo, no, non ero io, ero la mia madre, era proprio carina. Sto scherzando! Ma tu magra era tu magra, d'altronde qua i cappelletti si fanno vedere. Allora, detta questa stupidaggine, posso dire una cosa seria in realtà. Ci ho messo un bel po' di tempo ad apprezzare i miei migliorati. Ecco, allora sono bellissima, allora mangiate anche voi, perché sono troppe ragazze che mangiano troppo poco. E tanto ai ragazzi piacciamo anche così, no? Non sono entrata troppo nei dettagli, ma questo cammino che sto facendo su questo palcoscenico è un po' per rappresentare quello che adesso vorrei cantarvi. Io ci ho messo un bel po' di tempo a avere un po' più di coraggio con me stessa e avere fiducia in me, veramente. Ho sempre avuto molta paura di rimanere da sola e di non affrontare le cose quotidiane della mia vita senza qualcuno al mio fianco. Invece il momento nel quale diventiamo più forti è proprio quando riusciamo ad affrontare queste cose da soli. E io l'ho scoperto da poco. E voglio cercare di essere felice e conquistarmi tutta questa gioia nel cantarvi una canzone così importante per me che si chiama La geografia del mio cammino. Ti conosco il suono della voce di te.